Salve a tutti ragazzi, io sono Matti e benvenuti in questo nuovissimo video. Sappiamo bene che al momento Sonic è in un momento della sua, possiamo dire, carriera videoludica dove è particolarmente presente, perché per esempio abbiamo la serie animata che deve arrivare su Netflix, Sonic Prime, abbiamo il nuovo gioco di Sonic che deve uscire, ossia Sonic Frontiers, e poi insomma a breve uscirà anche Sonic Origin su tutte le piattaforme, che essenzialmente è appunto una collection che comprende i principali Sonic 2D usciti nelle prime console, appunto in cui Sonic è uscito, in 16 noni, per la gioia di tutti i fan. Ma oltre al fronte videoludico, in questi ultimi anni Sonic è riuscito anche a ritagliarsi un suo spazio in modo inspiegabile. Se me l'aveste chiesta questa cosa tipo 5 anni fa non vi avrei creduto. Per quanto riguarda anche i film, si è ritagliato un po' di spazio. E con l'uscita di Sonic 2, che ha, possiamo dire, tagliato un buon traguardo per quanto riguarda più di 300 milioni di dollari appunto guadagnati, facendolo risultare uno dei film tratti da un videogioco con l'incasso più alto negli Stati Uniti e in generale nel mondo, ho deciso di voler fare questo video dove vi davo un po' la mia opinione sul franchise di Sonic a livello, possiamo dire, filmico, che possiamo dire senza ombra di dubbio essere stato la cosa più funzionante del personaggio negli ultimi 5 anni, perché per quanto mi riguarda non vedevo così tanto amore per Sonic da davvero tanto tempo, e se non fosse stato per i film secondo me saremmo rimasti in una situazione molto simile a quando c'era Sonic Boom oppure Lost World, non so se vi ricordate, tempi bui nella galassia del porcospino blu. Dunque, Sonic 1 e 2. Sonic 1 inizialmente era uscito, ok, come appunto un ennesimo film di un personaggio di videogiochi. Quando uscì il primo trailer con quel design molto bello, io lì per lì stavo dicendo: oh cazzo, cioè qua faranno veramente una merda. Il trailer in realtà all'epoca mi era anche piaciucchiato, perché comunque Jim Carrey faceva il suo e ci stava. Però per come avevano conciato Sonic, io avevo veramente dei dubbi su come l'intera operazione venisse fatta, appunto. Poi fortunatamente sono ritornati nei loro passi, hanno corretto il tiro, hanno appunto modificato il design e tra l'altro secondo me hanno un po' messo mano al film, perché quando è uscito Sonic 1 è stato veramente una bella sorpresa, e ora vi dico un po' cosa ne penso. Per me Sonic 1 è un film che riesce sia a portare Sonic al cinema rispetto magari ad altri prodotti audiovisivi del porcospino, come per esempio la serie di Sonic Boom oppure Sonic Kicks, ma allo stesso tempo riesce a tenere intrattenuti anche i fan del passato, i fan di vecchia data appunto, ma anche nuovi. Il film ha, possiamo dire, un bel po' di chicche. Innanzitutto partiamo da quella principale. Il Sonic di questi film mi piace un sacco, cioè il come l'hanno caratterizzato, tra l'altro dal primo al secondo film, lo mostra sempre in crescita. Concentrandoci sul primo film, chiaramente Sonic è appunto arrivato sulla Terra, non sa nulla, perché all'inizio del film... comunque in questo video ci sono spoiler. Perché all'inizio del film appunto Longclaw gli dice che lui ha un potere troppo grande, di conseguenza Longclaw si sacrifica, da quello che ci viene fatto capire, per proteggere Sonic, per andare in un'altra dimensione e essenzialmente stare al sicuro. E quindi appunto vediamo Sonic un po' da solo, vediamo insomma il personaggio andare appunto per Green Hills e vedere questa famiglia, questo agente di polizia che possiamo dire che magari in alcuni film tratti dai videogiochi personaggi umani, tipo vi faccio un esempio, i film dei Transformers, ok? Magari tu vuoi vedere i film dei robottoni, ma comunque ci sono anche i personaggi umani che comunque sono un po' un contorno alla storia. Ecco, nel bene o nel male, i personaggi umani nel franchise di Sonic the Hedgehog al cinema funzionano sempre, perché abbiamo per esempio la parte federale gestita dalla GAN, che appunto introduce all'interno del primo film il personaggio di Eggman, che per quanto mi riguarda è credibile, perché parliamo essenzialmente di un porcospino blu, di una minaccia aliena, e di conseguenza il fatto che quantomeno il governo sia così appunto preso dalle faccende ci sta del tutto. Ed ora arriviamo a quella che probabilmente da tutti è considerata la cosa più figa del primo film di Sonic, ossia Eggman. A me nel primo film è piaciuto veramente tanto come hanno caratterizzato Eggman, perché nel bene o nel male la sua nel primo film è una origin story. Vediamo appunto lui che parte come, possiamo dire, pre-Eggman,
prima di essere completamente pazzo alla fine del film, che è una persona molto sopra le righe, ci viene fatto intuire un po' del suo passato attraverso delle battute. Comunque è un film con un, possiamo dire, target di età anche molto basso, quindi non ci sono delle, possiamo dire, vere e proprie citazioni al suo passato. Però mi ha fatto molto piacere che alcune battute che andavano a stuzzicare sul passato di Eggman siano state fatte in maniera così esplicita, in modo tale da capire e farti entrare anche nella psicologia del personaggio. Ed il bello appunto è vederlo all'inizio del film come pre-Eggman andare avanti, avanti, avanti e diventare l'Eggman effettivo alla fine del film. Quella è stata una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché chiaramente Eggman è un cattivo molto sopra le righe, non puoi introdurlo subito così sopra le righe. E poi di fatti in Sonic 2 è letteralmente l'Eggman che conosciamo tutti, ma ci ritorniamo dopo. Quindi sì, in generale il primo film di Sonic mi ha intrattenuto. Ci sono magari dei momenti che probabilmente erano leggermente, possiamo dire, non necessari. Alcuni allungamenti di brodo oppure alcuni elementi un po' troppo ridicoli, però sono veramente due sulle dita di una mano. Per esempio, essenzialmente quando praticamente c'è quel personaggio all'interno della casa del poliziotto, che essenzialmente è, se non erro, la cugina della moglie del poliziotto, non ho capito, oppure la sorella, ora non mi ricordo, comunque vi metto un'immagine a schermo. Ecco, quel personaggio è veramente odioso, ma sia nel primo che nel secondo film. Quello è veramente un comic relief che secondo me hanno un po' buttato lì a caso per far ridere. Comunque sia, è stato bello anche vedere al cinema un po' la reazione delle persone alle post credit, perché secondo me in generale come film Sonic 1 funziona, anche per chi non è fan di Sonic. Per chi è fan di Sonic assolutamente sì, perché nel film ci sono, possiamo dire, varie citazioni al personaggio. C'è per esempio il pazzo che fa delle citazioni a Sonic, che per tutto il film dice: ma io l'ho visto Sonic, io l'ho visto. Nessuno gli crede. Poi quando appunto tutti capiscono che Sonic esiste, lui gli dicono appunto: ma quindi non eri completamente pazzo. Ci sono queste chicche che mi sono veramente piaciute. Poi ci sono, possiamo dire, delle scene molto simpatiche, come la scena appunto all'interno di quel locale. È un film veramente, possiamo dire, leggero, che probabilmente mi guarderei, possiamo dire, quando magari un pomeriggio voglio vedere un qualcosa a tema videoludico, e possiamo dire voglio vedere comunque sia anche un film che sa intrattenere, perché alla fin fine Sonic il film appunto è un film che comunque riesce a intrattenere, rimanendo però coerente con i giochi, che è una cosa che molti altri film non sono riusciti a fare, vero Super Mario Bros oppure Assassin's Creed. Dopodiché, dopo i titoli di coda, sono arrivate le scene post-credit, e in sala, quando è apparso Tails, sono tutti rimasti veramente contenti, perché era veramente segno che qualcosa si stava muovendo, che il Sonic Cinematic Universe stava prendendo forma. Ed ora passiamo a Sonic 2. Sonic 2 è, per quanto mi riguarda, sia un miglioramento che in alcuni tratti un peggioramento del primo film. Per quanto mi riguarda, è superiore al primo film sotto numerosi aspetti, tantissimi. La storia è migliore, i personaggi, il world building viene massimizzato a livelli veramente altissimi. Il problema è che lo humor ogni tanto purtroppo soffre di alcuni allungamenti, ma appunto ci ritorniamo dopo con più calma. Allora, partiamo subito dalle basi. La trama del film è una conseguenza del primo, chiaramente. Viene appunto fatto sapere che Eggman in realtà si è liberato dal pianeta dei funghi, sta arrivando e ha reclutato essenzialmente Knuckles per essenzialmente trovare il Master Emerald e diventare il dio, insomma, quello che succede nel film. Knuckles come personaggio nel secondo film è, secondo me, il personaggio migliore che hanno introdotto, perché riesce a essere veramente fedele ai giochi, ma è un personaggio che ha un'evoluzione nel corso del film. Parte come ribelle, parte come personaggio che è perennemente incazzato, e poi andando sempre più avanti possiamo dire che nel film Sonic riesce ad addolcirlo, riesce a fargli capire che comunque ci sono persone che tengono a lui, che comunque stanno lottando tutti per questa causa, e che essenzialmente lui non è un suo nemico. Poi, dopo che essenzialmente si fa tradire da Eggman, la parte proprio il personaggio diventa un pochettino il Knuckles scemotto
detto ci sta anche nei giochi, ok? Mi ha ricordato molto quella caratterizzazione là. Io, per dirvi, fino a metà film era letteralmente il Knuckles di Sonic 3. Da metà film in poi, quando diventa un pochettino più, appunto, buono, diventa letteralmente il Knuckles dei giochi modern, degli ultimi giochi modern, no? Quelli possiamo dire Generation, ok? Che è un pochettino scemotto. Però ci sta, perché è essenzialmente la caratterizzazione che è avvenuta sia nei giochi, che viene, appunto, portata essenzialmente anche qua nel, come ve lo posso spiegare, essenzialmente nel film. Tails invece leggermente mi ha deluso. È stato quantomeno spiegato come conosce Sonic. Essenzialmente qual è il fatto? Praticamente conosce Sonic perché lui l'ha spiato per un bel po' di tempo, e questa cosa è anche un tantino inquietante. Però tutto sommato, appunto, ci sta, perché comunque il come Tails viene riportato sullo schermo, ossia che è questo volpino che vuole sempre essere, possiamo dire, che comunque si sottovaluta sempre, dice che Sonic è il suo punto di riferimento, anche questa cosa è stata presa dai giochi. Quindi a livello, possiamo dire, di coerenza con i personaggi siamo veramente messi bene, perché non hanno fatto cazzate. Da quel punto di vista sono veramente contento, anche per magari, ecco, i prossimi film. Sono veramente contento di vedere cosa faranno. Poi, come non parlare di Eggman? Eggman in questo film è letteralmente l'Eggman dei giochi sputato. È molto, ma molto di più sopra le righe del primo film, ma è giustificata questa cosa e lo rende veramente fighissimo da vedere. Io veramente spero che Eggman torni in Sonic 3, perché ci starebbe. Ci starebbe veramente tanto, perché potrebbe fare delle cose assurde, anche con la post-credit del secondo film che getta le basi per il terzo, che lo rende un film molto interessante. Ed in generale, appunto, Sonic 2 è un po' la fusione tra Sonic 3 e Sonic 2, i giochi inteso a livello di trama. Quindi abbiamo, appunto, Knuckles, lo scontro tra Sonic e Knuckles spettacolare. Abbiamo, appunto, la lore che si espande con, appunto, l'introduzione dei Chaos Emerald. Abbiamo l'Egg Robot alla fine del film, che tra l'altro il modo in cui Eggman lo costruisce è molto figo, perché usa letteralmente i carri armati della Gun. Abbiamo tra l'altro anche la Gun in questo film. Usa, appunto, i carri armati della Gun, un po' la Magneto, e fa in modo di diventare, appunto, l'Egg Robot. Quindi anche da quel punto di vista molto intelligenti. Niente, a livello, possiamo dire, di ritmo, il film dura leggermente di più del primo, ma ha il giusto tempo per sviluppare i personaggi, per mettere in scena delle situazioni quantomeno belle tra di essi. Per esempio, la scena finale dove tutti combattono, letteralmente una citazione a Sonic Heroes, ma funziona anche a livello di regia, perché abbiamo tutto un piano sequenza dove Sonic, Tails e Knuckles fanno veramente questo discorso che devono capire come affrontare Eggman nel mentre ammazzano tutti. Poi tra l'altro ci sono, appunto, le varie scene iconiche dove Tails prende Knuckles e dice: sei troppo pesante, fra, che è un po' quello che magari succede in Sonic 3, eccetera. È molto bello, ci sono dei rimandi molto belli. Come dicevo, però, non tutto l'oro luccica, soprattutto in questo film, perché ci sono stati un po' dei peggioramenti per quanto riguarda, possiamo dire, la parte comica. C'è tutta una scena all'interno di questo film, che è la scena all'interno del resort, dove essenzialmente c'è il matrimonio della sorella della moglie del poliziotto, sono riuscito a dirlo, che è veramente tutta allungata. Cioè, tutta quella parte dove lei si vendica, dove lei si incazza, ci sono veramente delle battute cringe, veramente portata avanti con lo sforzo. Ed è stata veramente una parte che ho detto: ragazzi, potevate tagliarla tranquillamente, il film sarebbe comunque andato avanti. Veramente, ragazzi, una rottura di palle. Io in quella scena ho detto: ok, l'hanno fatto perché effettivamente sti attori li avevano sotto contratto, dovevano fare quelle scene. A me non sono piaciute granché, assolutamente no. Parlando della post-credit e di conseguenza arrivando un po' all'ultima parte di questo video, ossia per quanto riguarda le speranze per il futuro, Shadow the Hedgehog. Ora, ho sia paura ma sia molto molto hype per il terzo film. Sicuramente paura è un parolone, perché dai, è impossibile che mandano in vacca tutto, anche perché, insomma, il primo e secondo film di Sonic sono stati molto belli, ok? Quindi il terzo deve quantomeno rimanere nella linea dei primi due film. E con Shadow essenzialmente si può fare un po' di tutto. Si può fare la storia di Sonic Adventure 2, che sarebbe una storia anche un pochettino più matura di questi due film.
si può fare un adattamento di Shadow the Hedgehog. Speriamo vivamente di no, perché io Shadow con Imitra non lo voglio vedere live action. Ed insomma, ci sono varie cose che mi portano ad avere parecchio hype per il appunto terzo film. Speriamo bene anche per quanto riguarda la serie spin-off su Knuckles che hanno annunciato. Per chi non lo sapesse, sì, hanno annunciato una serie spin-off su Knuckles che sicuramente sarà ambientata fra il secondo e il terzo film, perché dovrebbe uscire il prossimo anno. Là sono veramente, cioè, là la voglio, perché vedendo il Knuckles del secondo film mi fa dire: questo personaggio funziona. Funziona veramente tanto. È una delle cose che mi è piaciuta più del secondo film, Knuckles. Quindi una serie tutta basata su di lui, magari sul suo passato, che ti fa vedere un po' il passato degli Echidna, ci starebbe veramente tanto. Detto questo, ragazzi, queste erano un po' le mie impressioni sui due film di Sonic. Volevo un po' condividerle con voi qua appunto su YouTube. Fatemi sapere insomma anche voi nei commenti cosa ne pensate di questi film, se vi sono piaciuti, se magari vorreste qualcosa nel terzo film di Sonic, magari ecco delle teorie eccetera. Io come al solito vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se questo video vi dovesse essere piaciuto. Inoltre vi invito a seguirmi su Instagram, Twitter e Twitch per rimanere sempre aggiornati. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Matti.